Eder. Mech. Pallister. Il 46enne Alessandro Cataldo di Cetraro è stato ucciso nella serata del 9 novembre in un agguato a colpi di arma da fuoco, davanti a una pizzeria di proprietà della sua famiglia. Nella zona portuale della cittadina tirrenica. Secondo le prime informazioni, la vittima è stata colpita da due proiettili alla mandibola, e due al petto. Si è appreso che Cataldo era coinvolto nel processo Overloading, un'inchiesta della DIA di Catanzaro, sul traffico di droga nel Tirreno Cosentino. Sul luogo del delitto, sono presenti i carabinieri della compagnia di Paola, guidati dal capitano Marco Pedulla, e i militari dell'arma del reparto operativo. Diretti dal tenente colonnello Dario Pini, oltre agli agenti di polizia e ai carabinieri della stazione di Cetraro, guidati dal comandante Pietro Pecoraro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.